Ciao a tutti quanti, questo qui è un video molto particolare, però prima di iniziare il video, visto che parlo comunque dell'estate e del caldo, volevo fare una piccola premessa, visto che la gente è un po' sbadata ultimamente, lascia i bambini in auto o al caldo e se ne va a fare la spesa o va a lavorare, e anche gli animali li lasciano così in macchina dimenticandosene come se fossero oggetti così. Ecco, quindi se voi ragazzi, ragazze, vedete una situazione del genere, cioè avvisate subito, e comunque se l'animale o la bambina, o comunque che stanno dentro all'interno della macchina, spaccate il vetro, chi se ne frega, glielo ripago, però lo denuncio quella persona lì e la salvate la vita di questa creatura. Ecco, io ci tengo in modo particolare. Io d'estate non dimentico neanche una bottiglietta d'acqua in macchina, perché se no si scalda, figuriamoci se lascio un bambino, che vabbè, io non ne ho, o un animale, che ne ho tanti, li lascio in macchina, cioè neanche un secondo. Quindi ecco, mi raccomando, fate attenzione, non voi, anche comunque se vedete delle situazioni del genere. Questo qui, chiudo argomento, questo qui è un video speciale perché parlo delle gambe. D'estate le nostre gambe cosa hanno di problema? Il gonfiore, la circolazione rallentata durante l'anno, però col freddo la situazione è abbastanza contenuta. L'estate invece, bluff. Tanti ragazzi mi dicono: parla della cellulite. Io posso parlare in generale della cellulite, però io non sono un medico che posso dare consigli di quello che è giusto e quello che non è giusto fare. Però posso dare consigli, adesso che arriva la stagione calda, per evitare che le nostre gambe si surriscaldino troppo. Nei video precedenti avevo detto: poi vi dirò che lavoro facevo prima, che professione. Io facevo l'assistente di volo per una compagnia aerea per diversi anni, volo a lungo raggio, portavo i passeggeri in vacanza e stavo settimane via a temperature molto elevate, tipo le Maldive, Seychelles, Cuba, eccetera. E quindi nell'arco del tempo della mia professione ho imparato comunque a convivere con il calore, il caldo, a temperature elevate, e anche per le gambe, per difendermi dal gonfiore, soprattutto anche perché io indossavo la divisa con le scarpe e décolleté e anche le calze 70 denari, per cui vi potete immaginare quando arrivavo dopo 12-15 ore di volo a temperature così elevate, le gambe come potevano stare dopo essere state quasi tutto il tempo in piedi. Quindi si comincia subito. D'estate, mi raccomando, niente che possa praticamente surriscaldare le gambe, quindi scarpe fresche, leggere, non scarpe da ginnastica pesanti, stivali, cioè se un po' fa un po' più freschino sì, però nelle ore più calde della giornata evitiamo anche i jeans pesanti, che magari c'è, però è fashion, no, cerchiamo di evitare, mettiamoci delle pantaloni più freschi con dei tessuti molto di tela leggera, e le gambe ne guadagnano sicuramente. Ecco, anche questi qua che io vedo spesso, ragazze che si mettono questi calzini con questi, guardate, elastici che mozzano la gamba, anche se uno non ha problemi te li fanno venire questi calzini qua, è volato via. Ecco, evitiamo, cerchiamo magari di prendere delle calze che comunque non si aringano così tanto. Io a volte, sapete cosa faccio? Trac, trac, lo taglio, perché mi posso bloccare la circolazione del sangue per un elastico, eh. Che cosa si deve fare per prevenire il calore? Portiamoci sempre dietro un'acqua rinfrescante per le gambe o anche per il viso. Comunque queste qui ci sono anche acqua tipo Evian o Avenè, si spruzza sul corpo o anche nelle gambe, e se poi si tiene in frigorifero tutti questi prodotti che vi mostrerò, guardate, hanno più effetto ancora. E se c'è questa boccettina in versione anche più piccola, ce la teniamo nella borsetta, nei momenti che abbiamo molto calore ci può aiutare, e soprattutto anche chi soffre di pressione bassa. C'è una cosa anche dei gel all'arnica, che oltre a essere sgonfianti, magari anche qui per l'arnica va bene anche per chi ha presa storta, eccetera, sono rinfrescanti, ecco, anche quelli aiutano moltissimo. Vi mostrerò poi adesso delle dritte. Quando arriviamo a casa, che magari abbiamo lavorato tutto il giorno, o che siamo state tanto in piedi o che siamo state tanto sedute, un bel
pediluvio. Prendete una vaschetta come questa, l'ideale sarebbe anche una vaschetta con l'acqua calda e una vaschetta con l'acqua fredda. Non so se conoscete la terapia di Knipe, praticamente proprio è una terapia proprio caldo e freddo riattiva tantissimo la circolazione. In teoria sarebbe da fare delle vasche particolari che si cambiano in continuazione, anche fino proprio al punto vita, e aiuta moltissimo proprio per la cellulite anche. Soltanto vabbè, a casa non possiamo farlo con delle vaschette solo per sino magari a metà polpaccio fino alla caviglia, che aiuta lo stesso. E che cosa si può mettere dentro? Si può mettere del sale grosso, senza prendere cose magari che sono molto ricercate nel sito. Il sale grosso comunque è sgonfiante. I centri estetici con cui collaboro, loro hanno proprio delle versioni proprio da idromassaggio, oppure quando le clienti richiedono dei trattamenti magari specifici per le gambe oppure da fare a casa, ci sono dei sali del Mar Morto, questo qui talgo oltretutto mi hanno dato, del sale particolare che si mette come pediluvio. Ne mettete un pochettino, ma io penso 2 o 3 cucchiaioni di quelli grossi serve. Lasciate in ammollo le fette belle gonfie, poverine, una decina di minuti, e vedete che veramente già lì ne guadagnate tanto. E anche tenere le gambe in alto, magari in un cuscino, quando dormiamo sotto le gambe, fa benissimo, perché le gambe più alte rispetto al corpo, il sangue e la circolazione drena meglio, e la mattina quando vi svegliate dopo qualche, magari anche una mezz'oretta, le gambe ne trovano veramente sollievo e i piedi sono più sgonfi. Un'altra cosa importante che fanno nei centri estetici, non voglio assolutamente che non me ne vogliano le estetiste, ci mancherebbe, però sono delle cose anche fai da te a casa: i bendaggi freddi. Praticamente basta avere queste praticamente bende, vedete, e si imbevono di una soluzione di questo qui, lozione bendaggi freddi, vedete, e si mettono in un catinello con l'acqua ghiacciata fredda, poi volendo si può mettere anche in frigorifero, mettete in frigorifero, tirate fuori e le attorcigliate intorno alle gambe. Mamma mia, veramente anche per la cellulite questo qui è proprio eccezionale come trattamento, costa poco. Questi bendaggi e sia le lozioni si trovano su internet, se mai metto i link qua sotto, vedete, queste qui sono quelle utilizzate. Se io a volte che sto tutto il giorno in piedi, quando torno a casa mi faccio questi bendaggi con, mamma mia, mi rimangono le gambe, tenete una ventina di minuti, non di più, vi rimangono le gambe ghiacciate, ma una figata d'estate quando fa veramente caldo. Queste qui ecco quando sono nuove, e quelle altre sono quando sono usate. Questa qui è una soluzione veramente interessante, poi mi saprete dire se ne vale la pena. Un'altra cosa, ecco, io quando facevo l'assistente di volo dovevo utilizzare le calze, perché insomma in volo, poi se mai parlerò di queste, di altre cose riguardo il volo in altri video, le calze 70 denari le mettevo in frigorifero, quindi prima di partire, o qualcuna di voi comunque che fa un lavoro che deve tenere le calze d'estate le può mettere un pochettino in frigorifero prima di mettersi, le bagna leggermente, un pochettino le fa diventare umide, e poi se lascia in frigorifero per un po' di tempo, quando le prende, se le mette, ha una sensazione di frescume. Comunque vi posso assicurare che anche se vi spruzzate sopra qualche cosina non è male, si può utilizzare, che vedete, una di queste bottigliette spray, mettete un po' di acqua con questo spray qui, lozione bendaggio freddo, e ve lo spruzzate un pochettino all'occorrenza, non tanto, occhio perché macchia, magari però sulle calze non succede niente, perché ho già provato anche io, altrimenti vi prendete degli spray rinfrescanti che si trovano in giro, di cui uno è ottimo, però non si trova dappertutto, questo qui di Alessandro, effetto ice, eccolo qua, e eccolo qui, vedete, si spruzza sulle gambe, è ghiacciato totale, mamma mia, è freddissimo proprio. Ecco, insomma, in giro se ne trovano tante di spray, quello lì non vi devo stare neanche a dirle io. Io spero che questi consigli vi possano essere stati utili, e eccolo qua il mio Pipsino, anche lui poverino Pipsino ha dei problemi alle zampette, ma pure lui fa sempre ginnastica per tenere la circolazione bella attiva. Vi bacio tutti quanti, a presto, bacio bacio, ciao.